Daniele Gentili, un producer di Milano. Io sono Federica Forcesi, faccio la montatrice. Io sono Miriam Palmarella, sono assistente al montaggio. Mi chiamo Paolo Pedullà, il mio ruolo è quello di Associate Physical Production. Io sono Dario Di Vito, sono un supervisore di post-produzione cinematografica. Mi chiamo Dario Ceruti, faccio parte di un'associazione che è l'Unione Italiana Casting Director, sono quindi un casting director. Mi chiamo Alex Infascelli, sono un regista di cinema, documentari, video musicali. Avevamo bisogno di avere uno strumento affidabile, un po' all'unisono mi è arrivato il nome Mnemonica. Sin dall'inizio è stato lampante rispetto a piattaforme che usavamo in precedenza quanto fosse più agevole, più semplice. Non c'è stato neanche bisogno di un tutorial. Era molto chiaro quello che ci serviva e come arrivare ad ottenerlo. In Mnemonica improvvisamente mi permetteva di portarmi il film ovunque fossi. Tutto in un solo posto e in maniera protetta. Quando non si usa questo tipo di piattaforma, che ad oggi è quella più sicura con cui io ho avuto modo di lavorare, mi preoccupo. Ci siamo chiesti, ma perché? Visto che è così semplice, nessuno ci ha pensato prima a fare un sistema così intuitivo. La cosa bellissima di Mnemonica è che lo puoi usare con qualsiasi tipo di reparto, a partire dalla produzione. E chiunque avesse bisogno di vedere qualche cosa, 3 minuti, il tempo di fare un upload, una screen room dedicata e un invito, era immediatamente nelle possibilità di vederlo. Boom, 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 immediato. Il colloquio attraverso Mnemonica e attraverso le screening room avviene per tutto l'arco della lavorazione. Abbiamo utilizzato il box, quindi invio di tantissimi materiali, tantissimi file. Mi consente, da qualsiasi posto, in qualsiasi momento, di poter esaudire delle richieste. E Mnemonica fa questo. Io ti dico dove puoi trovare delle cose e tu le vai non a cercare, a trovare. Senza Mnemonica sarebbe stato impossibile.